Ciao a tutti, cari amici del basket, e siamo con il numero 35 dello Sporting Milano 3, Federico Arioli, in vista della partita di questa sera contro Mortara tra le mura amiche del Pala Basilio, esordio casalingo per i ragazzi di coach Sandro Pugliese, che hanno cominciato una settimana fa il loro campionato 18-19 C-Gold con una bellissima vittoria dopo un tempo supplementare 9-7-105 il finale sul ostico campo di Gazzada. Partiamo da lì. È stata una partita sicuramente non troppo semplice, nel senso che comunque sapevamo di affrontare una squadra che è stata costruita per lottare per le posizioni di vertice, soprattutto su un campo dove Milano 3 non ha mai vinto. Quindi, arrivando anche dalla stagione dell'anno scorso in cui abbiamo fatto molta fatica a vincere fuori casa, sapevamo di poter fare un passo falso. Siamo stati bravi a portarla a casa, a cominciare l'anno col piede giusto. Sicuramente quella di stasera sarà una partita con l'esordio tra le mura amiche che dovremo portare a casa. Siamo stati forse non tanto fortunati col calendario, alla fine incontriamo le prime 2 giornate due squadre che lottano per le posizioni che contano. D'altro canto siamo fortunati nel poter avere la possibilità alla fine di fare 2 punti che ci potrebbero servire anche per la fase successiva. Quindi sicuramente siamo carichissimi per partire anche per la base. Una settimana fa hai chiuso con 17 punti. Che prestazione è stata la tua? Sicuramente un po' inaspettata, visto che per un piccolo intervento sono dovuto star fermo 20 giorni, quindi anche la partita che c'è stata, ad esempio con Mortara, tutte le amichevoli le ho viste da seduto in panchina. Sono arrivato con una settimana di allenamenti sulle gambe, porto sicuramente a casa quello che è stato il risultato personale e di squadra. Sicuramente non è semplice perché devo trovare a tutti i costi la forma fisica giusta, rimettermi comunque a pari dei miei compagni di squadra. Stiamo lavorando, sto lavorando, mi sto rimboccando le maniche, sono carichissimo. Questa sera che partita ti aspetti contro Mortara? Sicuramente non sarà una partita semplice, ecco, come dicevo prima, l'approccio mentale deve essere dei migliori, dobbiamo arrivare preparati. E soprattutto dobbiamo essere in grado di giocare 40 minuti, perché non possiamo permetterci di mollare neanche un minuto. Abbiamo visto contro Gazzada alla fine sul più 12, più 13, non siamo stati bravi a chiudere, ci siamo fatti rimontare, quindi sicuramente dobbiamo essere concentrati per tutta la partita. Chiudiamo questo pre-gara con un invito da parte tua e a tutti i tifosi biancorossi per questa sera. Assolutamente, questa sera alle 18:30 al Pala Basilio, vi aspettiamo tutti.